Irene Bononi, candidata sindaco con la lista civica Occhiobello Domani, oggi inaugura una delle due sedi elettorali. Siamo a Occhiobello, la settimana prossima, venerdì per l'esattezza, Santa Maria Maddalena. Due sedi elettorali che hanno una caratteristica, sono state presentate come punti di ascolto. Sì, buongiorno. Noi abbiamo creato questi due punti di incontro rivolti ai cittadini proprio per ospitarli, per dare un'opportunità di conoscere alla cittadinanza tutti i nostri candidati, di esprimere quelle che sono le richieste che il territorio ci vuole presentare e poter essere i portavoci ufficiali anche di quello che i cittadini singoli richiedono da un'amministrazione futura. Presentazione ufficiale oggi anche della squadra al completo. Lei ha tolto, diciamo, ogni dubbio subito. Perché una presentazione della squadra così in velocità? Noi abbiamo l'intenzione di presentarci come un gruppo di persone. Io non sarò una persona da sola al comando, ma voglio oggi di fianco a me tutti quelli che sono i candidati, che si sono resi disponibili, che vogliono portare per la nostra comunità esperienza, competenze, capacità e che settorialmente sono assolutamente competenti, e quindi mi sembra giusto già dall'inizio di questa campagna elettorale che loro siano al mio fianco. Un avvenimento ieri sera che le ha dato rammarico: i suoi cartelloni elettorali a Santa Maria Maddalena sono stati imbrattati con, diciamo, richiami evidenti all'odio e al disprezzo. Oggi che effetto le fa questa cosa? È stato un episodio assolutamente, ha creato grande dispiacere. È un episodio comunque che richiama una violenza anche in un momento storico come questo, dove nel mondo e nelle nostre vicinanze, negli stati vicini al nostro, si vivono guerre e momenti comunque di difficoltà e di odio. È assolutamente incomprensibile come delle persone possano, in una campagna elettorale comunale basata, almeno dal nostro punto di vista, sull'assoluta trasparenza, la voglia di lavorare, di comunicare per il nostro territorio, pensare di impostare una campagna elettorale solo ed esclusivamente rivolta all'odio. Mi sembra assurdo e assolutamente inaccettabile, quindi noi procederemo nel pomeriggio con le denunce agli organi competenti che sono già stati avvisati, che continueranno con le indagini per individuare quelli che sono i colpevoli.